Buonasera e ben ritrovati amici di Prima Serie A, siamo qui prontissimi per parlarvi di un weekend infuocato, non solo la bella vittoria del Napoli, rotonda 3-1 contro l'Atalanta Bergamo, ma anche l'ennesimo, possiamo dire, mezzo passo falso del Milan che pareggia reti bianche contro il Bologna per una classifica che adesso si fa veramente molto interessante. Ne parliamo tra pochissimo, prima però, come ben sapete, sigla. Eccoci qui, siamo pronti. Oggi abbiamo un parterre veramente ricco, carico, super galvanizzato, così come amato dichiarare un nostro protagonista. Alla mia destra un graditissimo ritorno, Flavio Tommasino. Ciao Flavio. Ciao Alessia, buonasera agli ascoltatori. Puoi parlare? Non troppo però, ti è concesso parlare. Già, iniziamo? Tra poco presento prima gli altri ospiti. Esatto, visto che è un grandissimo onore avere con noi questa sera mister Pasquale Bergamo. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Mister della Virtus Carano, lo ricordiamo, poi parleremo anche ovviamente delle gesta del mister che sta facendo veramente benissimo, ovviamente immancabile, il presidentissimo del Club Napoli Sessa Aurunca, Massimo Bergamo, buonasera. Buonasera a te Alessia, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Ben ritrovato, mi dispiace che ti invito ogni volta insieme a Flavio, però purtroppo... un po' di pazienza bisogna sopportare anche questo, purtroppo. Sarei una persona che capisce di calcio. È vero, che conosce tutto, ha solo questa parlantina un po' a fiume, ma ormai lo conoscete, gli vogliamo bene anche così. Ultimo, ma non ultimo, ovviamente, la mia spalla qui a Prima Serie A, Francesco Passura. Ciao Ale, buonasera a tutti. Francia, oggi ti tocca un puntatone, quindi mi raccomando. Siamo pronti. Siamo prontissimi. Bene, Franci, inizio proprio da te. Iniziamo ovviamente parlando del Napoli, vittoria importantissima contro l'Atalanta che non era assolutamente scontata, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate a riguardo di questo trittico di partite complicate che dovrà affrontare, ovviamente una già andata per gli azzurri, però una vittoria rotonda, una vittoria di gran carattere. Sì, una vittoria di personalità, una vittoria che... sfido molti a pronosticare all'inizio, naturalmente era una situazione difficile per il Napoli, tante defezioni, una importantissima per reparto, soprattutto tra difesa e attacco, però c'è stata una grande risposta. Il Napoli ha fatto una partita secondo me molto onesta, ha lasciato giocare l'Atalanta nel primo tempo, l'ha fatta sfogare, poi due zampate su calcio piazzato, perché è così che al giorno d'oggi si vincono anche le partite. Bravo Zanoli all'inizio, bravo Insigne poi nel secondo gol, poi la rete di De Rona ha un attimo fatto, come dire, venire qualche timore a tutta la compagine azzurra, che è stata anche qui però molto brava a gestire il forcing finale dell'Atalanta e ha chiuso poi il gol con il gol di Elmas. È stata sicuramente una partita che Napoli ha giocato molto bene, secondo me, facendo il suo contro, va detto, senza nulla togliere a quello che ha fatto il Napoli, ma l'Atalanta quest'anno non è l'Atalanta degli altri anni, però sono tre punti fondamentali per continuare a sognare quella famosa parola con la S che a Napoli è meglio che non si va a pronunciare. Insomma. Eh sì, anche se ormai anche mister Spalletti l'ha sdoganata e ne parleremo tra pochissimo. Flavio, assolutamente forcing finale, come diceva Francesco dell'Atalanta, ma anche forcing iniziale perché aveva iniziato a ritmi veramente importanti e poi al momento giusto quando il Napoli soffriva ma teneva botta in particolar modo in difesa, ha trovato poi grazie a Dries Mertens questo calcio di rigore poi trasformato in maniera impeccabile, non era facile, da Lorenzo Insigne. Esatto, allora il discorso è stato questo, almeno dal mio punto di vista. Allora, praticamente l'Atalanta come al solito ha dei concetti di gioco molto ben
oleati nel corso di tutti questi anni. Quindi secondo me l'intelligenza del nostro mister, poi abbiamo chiaramente la voce tecnica che saprà illuminarci ancora meglio, se... dal mio modestissimo osservatorio, da osservatore appassionato di questo sport, che praticamente Spalletti è stato capace strategicamente a portarla a casa, nel senso che gliel'ha incartata, nel senso che aspettava di superare il primo pressing che fa l'Atalanta, perché tu quando superi il primo pressing l'Atalanta va in difficoltà, perché poi hai la superiorità numerica, o meglio l'uno contro uno, e si sa benissimo che quando c'è l'uno contro uno, in teoria gli attaccanti rispetto ai difensori sono avvantaggiati. Il gol è venuto davvero da calcio, pensate, calcio di rigore, ma è stata una bella azione del Napoli, molto manovrata, con l'uscita di Zanoli con personalità che imbuca per Mertens, che è lì un maestro nell'inserirsi nello spazio. È calcio di rigore nettissimo, d'altronde l'arbitro non si sa come abbia avuto bisogno del VAR. E l'ha riguardato anche numerose volte. L'ha riguardato, poi, cioè, sì. Pisa forse cercava, sperava di trovare il cavillo per non darlo. Comunque, Insigne è stato fantastico, a mio modo di vista, per 50 minuti è stato perfetto, perché oltre al gol che, mettiamoci, mi metto nei panni del tifosotto del Napoli, e no, purtroppo li devo chiamare così, che stavano aspettando l'errore di Insigne per dirgliene di tutti i colori, e invece lui è stato freddissimo. Mi ha ricordato un pochettino il rigore di Totti con l'Australia al Mondiale del 2006, sia come esecuzione sia come importanza del momento, perché ragazzi quel rigore era proprio fondamentale per il Napoli, e quindi averlo segnato è stata proprio una liberazione. Poi si è inventato l'assist per Politano da punizione, e poi Politano è stato bravissimo, e soprattutto Insigne ha fatto un grande lavoro di ripiegamento e poi devo fare un complimento a un giocatore che mai avrei creduto un giorno di dovermi complimentare con lui, mi associo. A Mario Rui, che ha fatto una partita, forse sul gol c'ha qualche piccola responsabilità, poteva andare, che se tu vedi bene l'azione lui si gira, là doveva andare, però ha fatto 4-5 chiusure, sì, 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 che io onestamente non gli ho mai visto fare nella vita sua. Insomma. Con tutti i suoi limiti, ovviamente, forse, tra Alessia, fisici e tecnici. Brava, e Alessia, forse questo è anche il sinonimo di una convinzione. Certo. Perché tu quando arrivi a dare il meglio di te stesso, perché significa che ti trovi in una condizione mentale che ti fa dare anche quello che non hai. Cioè a me Mario Rui mi ha stupito, cioè alla fine Insigne, voglio dire, ma a me Mario Rui mi ha stupito proprio assai Domenica. Cioè io lo guardavo e dicevo, ma chi sei, Mario Rui, numero 6, Mario Rui, fatto delle diagonali. Era proprio lui. Sì, ascoltiamo anche il mister. Mister, secondo te l'ha vinta anche Spalletti, anche nei cambi che poi hanno fatto la differenza nel secondo tempo con il gol di Elmas, e soprattutto promuoviamo Flavio per la sua analisi tecnico-tattica, o lo bocciamo? No, ha fatto proprio bene, molto bene, anche perché si parlava pure un po' in macchina, e quindi per la prima volta andavamo d'accordo, non è che andiamo sempre d'accordo. Microfono. No, al di là di tutto, la prima cosa da dire è che il Napoli ha un tecnico di internazionale elevato, una persona eccezionale, molto persona di spessore, preparatissimo, anche perché l'allenatore non si fa solo in campo, lo si vive in una stanza chiusa. Lo sai bene. L'allenatore sta solo contro tutti, quindi posso capire le difficoltà quando uno va a gestire una squadra, lo spogliatoio, dirigenza, stampa, è un casino esagerato. Però in Napoli noi facemmo una trasmissione a Sessa dove loro gentilmente mi invitarono, che c'era il Toto allenatore, forse loro lo ricordano bene. E io tra questi nomi papabili dissi, ragazzi, qua se viene Spalletti abbiamo fatto bingo. Confermo. Sarà difficilmente accettabile dalla piazza, sarà difficile accettabile dall'interno dello spogliatoio, ma non calciatori, che a Napoli ci stanno altre storie. Quindi lui da Castel di Sangro, mia terra, che ho fatto il calciatore là, dove sono proprio affezionatissimo, e lui ha iniziato a muovere tutti i tasselli, ha iniziato a sgomitare, a pulire,
Ragazzi, l'allenatore è questo qua. Poi sotto la prova tecnica e tattica, secondo me Spalletti sbaglia proprio raramente, ma proprio raramente, e poi la giusta in corsa. Cioè è uno che ti sa venire a prendere alto, è uno che ti sa aspettare, è uno che ti sa imbucare. Oggi la parola imbucare è una moda, ma in finale si dice infilare, che a finale come contropiede si dice di partenza. Quindi ragazzi, il pallone calcio, andate a scuola, via, poi ce lo vogliamo inventare, ma il pallone è... quello, gli accettivi possono cambiare, sì, sì, ma il pallone è quello, è quello, è inutile che ci giriamo intorno. E quindi alla fin fine io sarò sempre un tifoso di Spalletti, del Napoli, però con questo mi guardo pure gli altri, perché è importante a sta 360 gradi, perché poi alla fin fine a me piace fare tanto questo lavoro, e mi guardo tutto, anche gli atti tecnici, che reputo che sono bravi bravi, mi metto a guardare. Però il Napoli oggi, la forza del Napoli, ve lo continuo a dire fino alla noia, è Spalletti. Ecco, volevo sentire anche, ma finiamo il giro, lo devo fermare sempre? Sì. No, tengo da fare una domanda al mister, perché secondo me Spalletti una l'ha sbagliata. Ok, allora sentiamo prima Massimo, sia su Spalletti che su Atalanta-Napoli. Poi allora, Atalanta-Napoli, Napoli ha saputo attendere, ha fatto una partita di attesa e di ripartenza, se vai a vedere. Mister, ripartenze o contropiede? di ripartenze, quindi ha centrato l'obiettivo, la cosa fondamentale, su un campo difficilissimo, non solo per giocare contro una squadra che comunque ostica per il Napoli, ma anche nel fattore ambientale. Abbiamo visto, abbiamo sentito come ci trattano in questi posti, dove andiamo, noi come club andiamo anche molto nelle trasferte, e fino adesso, ti dico la verità, pure se andiamo a Carano a giocare la partita, pure là avremo problemi con il pubblico, insomma. Io non lo so perché ce l'hanno così con noi, in una maniera così impressionante ed incredibile, in una città che poi ha sofferto di quella maniera, Covid, morti a destra e a sinistra, camion che portavano, noi tutta l'Italia tutta raccolta verso di loro, cercando di una cosa impressionante, e tu alla fine ti dimostri così becero, bravo, hai detto la parola giusta, e questa è una cosa che ti fa male comunque al cuore, è una cosa che ti fa male al cuore, ma non è solo Bergamo, è Udine, è Milano, è Torino, è Roma, Verona. Cioè è Verona, è impressionante, e sarebbe ora di finirla. Cioè io faccio questo appello a tutti, cerchiamo di finirla, basta, non ce la facciamo più. Cioè è una cosa impressionante, perciò il Napoli deve vincere, perché il Napoli non deve vincere solo lo scudetto, deve vincere anche queste cose qua. Noi quando giochiamo fuori casa, noi siamo sempre in trasferta, ma non in trasferta di città, in trasferta di nazione. E perciò noi dobbiamo dimostrare che anche noi siamo all'altezza degli italiani, perché io a questo punto preferisco non essere italiano, ti parlo proprio sincero. Chiedo scusa, ma a me pure la nazionale è uscita fuori dal mondiale, non mi interessa in modo più assoluto, perché ne sto vedendo di tante. Sono 5 anni che abbiamo il club e ne sto vedendo di tante. E più vado avanti e più mi disamoro di questa nazione. A livello di pubblico, sì, stiamo facendo un po' di politica, andiamo fuori discorso. Anche perché ne parliamo spesso anche con Francesco durante le nostre trasmissioni, del problema della discriminazione territoriale, del razzismo, perché si parla proprio di razzismo. Posso dire una cosa, questo discorso io non sono tanto d'accordo con Massimo, perché io dico, non sono loro l'Italia. Cioè, io sono italiano, napoletano, sessano. Io sono italiano, quello di Bergamo che fa il coro, sì, non è quello, un tifoso, bravo, quello è uno Zulu, no, quello si chiama Tzulu, che anzi farebbe vergogna anche a questa povera popolazione,
che abita il Sudafrica, la nazione del Sudafrica, anche a quelli metterebbe vergogna. Quindi io mi sento, io italiano, l'Italia è rappresentata da me, persone come Massimo, persone come Lino, persone come te, no perché siete presenti, ma non da quelle persone. Perché che tu mi metti il pattume dell'immondizia o la bandiera di benvenuto, perché tu sei Italia? A parte che la storia dice che mi sei venuto a chiamare tu, cioè noi stavamo per i fatti nostri, sono arrivati loro a venire, oh no, come sbaglio? Sono venuti loro qua. Purtroppo sì. Quindi non eravamo manco chiamati, della serie andammo manco chiamati, quindi poi, voglio dire... No, è così, oh no. Poi per quanto riguarda invece cambiamo, per quanto riguarda diciamo Spalletti... Parliamo male di Spalletti. Sono d'accordissimo. No. Cioè davvero un ottimo allenatore, anche io non me l'aspettavo in questo modo, così subito essere pronto, pronti via ad andare avanti e arrivare in Napoli, quasi diciamo mancano 5 partite, 7 partite, quando ne mancano e siamo a un punto dalla prima, è una cosa importantissima, quindi significa che è un ottimo allenatore e non me lo aspettavo, eh. Non me lo aspettavo, perché lo vedevo più fissato per lo schema, non che riusciva a cambiare in corso, invece complimenti veramente, complimenti a Giuntoli, lo dobbiamo fare, e complimenti a De Laurentiis, lo voglio fare. L'ha detto. Lo voglio fare, complimenti a De Laurentiis, perché ci ha fatto vedere, sono anni che ci fa vedere il calcio a Napoli. Sto borbottando. Allora lui ha ragione. Ci uccideranno il resto questo, dei bravo, tifosi. Questo però è assolutamente. Io devo dire la verità. Io da piccolo vedevo in Napoli solo in quello sprazzo di tempo, esatto. Di quei due scudetti della Coppa Italia. Poi esatto. In Napoli ho visto sempre lottare per la salvezza, per la Coppa UEFA, ma proprio quando andava proprio bene, cioè, adesso bene. Io vado in Champions, vedo comunque anche nelle amichevole squadre di un certo livello, mi fa la squadra che so che lotto ogni anno, quasi ogni che anno. Comunque vinterà con due Coppa Italia. Infatti, al di là ovviamente dello scudetto, ricordiamo qualificazioni in Champions. Ogni anno il Napoli, quindi... Alessia, c'è una statistica: da quando il Napoli è entrato in Serie A, siamo la squadra più presente nelle coppe europee d'Italia. Assolutamente. Poi manca la innominabile. Allora su Spalletti voglio dire solo una cosa. Secondo me deve fare quel piccolo sforzo in più. Manca quel piccolo sforzo in più. Che parecchi adesso diranno, ma proprio quello è quello che manca. Però manca quel. Perché noi, che noi attualmente non possiamo permetterci. Perché noi, parliamoci chiaro, a Napoli dietro non abbiamo assolutamente niente. Noi abbiamo la Filmauro, a questo punto il Napoli mantiene la Filmauro, non la Filmauro mantiene il Napoli. Esattamente. Cioè l'Inter c'ha la Pirelli dei cinesi, la Juve c'ha la Fiat. La famiglia. La famiglia. Il famiglia. Milan pure, purtroppo ci stanno delle multinazionali dietro. C'è il fondo americano, uno dei fondi più ricchi. Quindi noi abbiamo dimostrato, da stadi, il marketing, il merchandising. Abbiamo dimostrato di essere a livello, cercando con l'intelligenza di spendere i quattro soldi, ma spenderli giusti e fatti per bene. Tra parentesi, e non mi scoccerò mai dire, a proposito di quello che stava dicendo, che queste squadre sono indebitate fino al collo. Ed è una vergogna, e qua mi riallaccio a quello che dice Massimo, contro la Federazione Italiana, che se meritano di fare per tante cose di fare la figura che abbiamo fatto, che tollerano che squadre indebitate fino al collo di partecipare a delle competizioni. Perché è come se noi stasera organizzassimo una partita a Monopoli tutte e cinque, è come se tu avessi debiti io ti farei continuare a giocare. Certo. Invece sappiamo che la regola del Monopoli è che se tu non hai più soldi per pagare sei fallito, quindi sei morto. E quindi noi stiamo giocando contro queste realtà che non solo sono piene di soldi e potentati economici alla spalla, ma che fanno ogni anno milioni e milioni di euro di debiti, cosa che il Napoli con De Laurentiis mai successo, cosa che si faceva con Ferlaino, perché poi sento pure discorsi di Ferlaino. Ferlaino ci ha fatto fallire, non ce lo dimentichiamo mai. Esatto, volevi fare la domanda? La domanda al mister su Spalletti. Allora, per me ha sbagliato una partita. Tra parentesi, io voglio dire la mia posizione su Spalletti. Io ho sempre detto sul club, e loro me ne sono, che abbiamo una chat del direttivo. Ho detto, ragazzi, a me mi fa paura questa persona perché è un po' sclerato, cioè ogni tanto lui piglia e sclera.
però tatticamente e tecnicamente, come ha detto il mister, non. Però una domanda la devo fare, mister. Durante la partita Napoli-Milan, quando tu vedi che il Milan si presenta a Napoli con i tre a centrocampo, che sì, Bennacer e Tonali, tu perché gli contrapponi Lobotka, Fabian Ruiz e Zielinski col 4-2-3-1, quindi hai lasciato il centrocampo in mano al Milan e non ha capito e non ha fatto la contromossa, oppure reputi che abbia fatto bene a continuare in quel canovaccio? Scusa, ma il centrocampo erano tre i nostri? Erano 4-2-3-1. Non mi sono spiegato bene. Allora, scusa, Piedovenia. Allora, Lobotka e Fabian Ruiz, poi Politano, Zielinski e Insigne, e all'attacco c'eravamo. L'unico problema, mo te lo spiego subito, perché Zielinski è l'unico giocatore che si accende e si spegne. Se lui si accende e si spegne, non riesce ad abbassarsi sul loro play e quindi automaticamente tu inizia ad avere queste difficoltà. Probabilmente il neo che dici tu, che lui doveva mettere il terzo, però poi dopo avevi le difficoltà ad andare a prendere alto il play del Milan. Quindi la soluzione poteva essere al massimo di portare Elmas un attimo sul loro play e sostituire chi si accende e chi si spegne. Perché questo Zielinski è l'unico giocatore che si sta facendo finire un mondo da 4 anni, però il suo grande cambio io non lo riesco a vedere, anche perché gestire un giocatore che tu in allenamento sfonda tutto, destra, sinistra, verticalizza, però poi tu hai partito valato, bene. È chiaro, certo. Però perciò doveva intervenire, no? Sì, poteva intervenire. Non è che sostituire però, Zielinski sì, è reato. Però dico, alla fin fine poi capita che tu prendi il gol, praticamente se andiamo a andare a mettere una punta in più, allora dico, là, in tutto questo casino tattico, quando il giocatore non ti interpreta bene, ti butta a mare anche i due. Cioè. Tu capite che cos'è? Chi sono i meccanismi? Cioè il calcio non è che tu praticamente l'unica cosa che si può fare anche nel Napoli, che prima o poi lui vorrebbe fare, ma che non ha un'altra punta, se no il Napoli potrebbe fare anche il 4-2-4 nel 4-4-2, certo, dove lui coprirebbe tutto il campo, sì, proprio adesso nel finale di stagione, sì, dove all'improvviso una palla nello spazio, una punizione, un calcio d'angolo, la butti dentro, bello, coperta, allineazza, è tranquillo, però Muro Napoli deve iniziare a rincorrere, a vincere le partite e quindi deve giocare per forza così, ma anche perché il Napoli non ha un attaccante di peso, al limite il 4-4-2-4-2-4 lo potrebbe fare con Mertens che va dietro a Osimhen, oppure che Mertens schizza per Osimhen, che sarebbe l'ideale perché il cavallone si va a infilare, capito? Penso sì, che mi sono spiegato. Sì. Perfetto, mister, perfetto, perfetto, tutto chiarissimo. Francia, allora, sono state dette tantissime cose, volevo tornare con te sulla questione, visto che ne abbiamo parlato anche in altri format, della problematica razzismo con questi bruttissimi cori, ovviamente all'indirizzo in particolar modo di Koulibaly, ma anche di Anguissa, un comunicato un po' di facciata, possiamo dire, da parte dell'Atalanta, perché come diciamo spesso ci sono dei video, le videocamere di sorveglianza, biglietti nominali, quindi volendo identificare coloro che purtroppo attuano questi gesti sarebbe abbastanza facile, però qualcosa c'è da fare perché la situazione, come detto anche dal nostro parterre, sta diventando veramente insostenibile. Tra l'altro è notizia di oggi che il giudice sportivo ha deciso di proseguire con le indagini, non sono state comminate multe in tal senso, sono state comminate multe soltanto per offese alla città di Napoli e all'arbitro, hanno preso 8.000 euro di multa agli atalantini, 12.000 in Napoli per aver lanciato bengala, però questo è un altro discorso. Il tema è delicato ed è un tema che, come diceva prima anche il Presidente, non sembra vedere la luce ed è un problema generale, è un problema di generazioni, è un problema di un calcio che non vuole guarire
Non so cosa passi nella testa di quel tifoso immortalato, non so se coscienziosamente o meno, che grida quelle offese vergognose prima a Mertens, perché comunque non è stato appellato in modo proprio cordiale e cortese, e fa molto di peggio a Koulibaly e ad Anguissa. Quando nel video si vede Koulibaly, però c'è stato il riferimento anche ad Anguissa. È un calcio che è marcio su questo ed è un problema che deve essere risolto, perché purtroppo sembra ci sia anche poca volontà da parte delle dirette istituzioni ad intervenire. Io spero che si faccia tanto, come ha fatto il sindaco di Bergamo Gori, che ha detto queste persone, questi personaggi, diciamo, neanche tifosi, pseudo tifosi, non rappresentano la città di Bergamo come è avvenuto nella città di Verona. Allo stesso modo però il confine è molto sottile, dal semplice personaggetto che fa il coro razzista allo sminuire il problema. No, il problema c'è, deve essere individuato questo problema, bisogna risolverlo nei limiti. Andiamo per gradi. Intanto troviamo questo pseudo tifoso che si è permesso di offendere Koulibaly, lo si individua, una punizione esemplare, e poi magari il genio, come si dice a Napoli, gli passa. Assolutamente sono d'accordissimo, è veramente il momento di fare qualcosa di concreto, non soltanto sulla carta, ma ovviamente cercare di eliminare quanto prima questo problema e questa piaga sociale. Parlando di cose positive, prima di un pizzico di pubblicità, faccio la domanda a te, Flavio. C'è stata la grande prestazione di Zanoli contro l'Atalanta, una bellissima sorpresa che dà speranza non solo per il presente del Napoli, ma anche per il futuro, soprattutto forse per un cambio di marcia nel guardare anche un po' in più in casa propria, perché magari qualche nuovo talento c'è, a costo zero. Poi. A costo zero. Allora, noi infatti ci siamo riempiti la bocca, io sentivo tanti professoroni parlare per televisione di calcio, che il Napoli non aveva la panchina. Adesso mo siamo... No, la cosa simpatica, sai qual è? Che io molto spesso seguo delle trasmissioni dove ci stanno questi cosiddetti professoroni. Faccio nome e cognome uno di questi bacconi, che disse a un certo punto in una trasmissione molto seguita in Campania che l'Inter come organico era ma molto più forte del Napoli, ma non c'è stava proprio discussione in panchina, eccetera, eccetera, l'Inter, boom, bam, bam. E infatti abbiamo visto. E io dicevo, ma questo, mo due sono le cose. O io il calcio non lo riesco nemmeno, perché io non sono un tecnico come mister, che veramente è uno sul campo. Veramente un mister. Bravo. Posso di certe persone che vanno in televisione a sparare poi queste baggianate. Un po' come Fedele, che disse una volta che Amoruso era più forte, non so, di Higuaín, non lo so, di Cavani, non mi ricordo di chi, vabbè. Lo stanno ancora a prendere a pernacchi. E vabbè, no, ma non mi interessa. Quello che mi interessa, e torno alla domanda, appunto, è notare invece come noi vediamo scritto Zanoli, magari se vedevamo scritto Zanolovic, magari era più simpatico il nome, quindi era un giocatore forte solo per questo. È un giocatore che ha prestanza fisica, ha personalità, l'aveva dimostrato già negli spezzoni di gara, soprattutto nella partita con l'Udinese, perché noi le partite al club ce le vediamo veramente, ridiamo, scherziamo, ma ce le vediamo veramente, e quindi già l'avevamo notato. E noi dicevamo, eravamo tutti convinti che Di Lorenzo non avesse sostituti, il Napoli sugli esterni non avesse sostituti. Tra parentesi, io faccio notare umilmente che dall'altra parte, dove c'è Mario Rui, ci sarebbe Goulam, che quando ha giocato a Torino con la Juventus, la partita l'ha giocata bene. Quindi voglio dire, mo, è vero che non puoi fare affidamento su Goulam, eccetera, eccetera. No, perché purtroppo ha messo, chiaro, chiaro, insomma, che non, chiaro, non lo vede. Quindi però questo ragazzo l'avevamo bocciato prima di averlo visto, prima di averlo visto all'Opera, avevamo detto che era scarso. E dobbiamo dare fiducia ai nostri settori giovanili. E qui la Federcalcio, altra cosa che deve fare, deve prendere dei provvedimenti, deve obbligare a fare le rose con i giocatori italiani del vivaio. Perché il Napoli, per esempio, ecco, questa è l'unica colpa che io faccio a De Laurentiis. In tanti anni di gestione, il settore giovanile in Napoli non lo. Forse mi dicono, io poi non sto all'interno del mondo del calcio dilettantistico, comunque giovanile, mi dicono che a Napoli ci sono tante cose che non vanno nell'ambiente, che non fanno sì che lui possa investire nel settore giovanile, perché ci sono i cosiddetti pallonari. Giusta la definizione? Ok, rimasto imbarazzato. Non so che cosa è quell'altra cosa, Mario Pallonaro, faccio capire. E lui ha ragione. Allora forse qui dice, io devo investire per andare in bocca a degli squali, è meglio che a un certo punto fate voi. Però questo è un peccato, perché poi devi andare, perché Zanoli non è vivaio del Napoli. Zanoli è un'intuizione di Giuntoli,
che è, perché quello è di Carpi, lui sì, era di Carpi, stava bene. Nel calo, lo conosceva e l'ha portato a Napoli. Però vedi come esiste, Zanoli esiste a Carpi e non esiste a Napoli, in Campania. Assolutamente, mister, effettivamente, visto che conosci bene la situazione, il Napoli potrebbe guardare di più, ma anche intorno a sé, perché poi lo diciamo sempre, la Campania veramente è ricca di giovani talenti e fa male poi spesso vedere tante scuole calcio del Casertano e non solo, affiliate con le varie Roma, Inter, Sassuolo. Juventus, Sassuolo, quando poi si guarda veramente poco a ciò che c'è vicino. Diciamo che io ho avuto una scuola calcio per 15 anni a Sessa, abbastanza bella, importante, facevamo tutti i campionati regionali, poi è finito il motore di questa scuola calcio che era mio cognato Ernesto Brassino, che gli hanno intitolato anche lo stadio a Sessa Aurunca, e di conseguenza è andato un po' a finite, ognuno ha intrapreso le sue strade. E mi dispiace tanto perché anche a Sessa e nel circondario ci sono giocatori e ci sono stati giocatori importanti. Ecco, per riagganciarsi al discorso delle affiliazioni, noi nel periodo di Caucci eravamo Perugia, e però ci seguivano nel quotidiano, certo. Cioè non è che ci davano i soldi, ma ci seguivano, nel senso che prendevano i migliori, li portavano avanti, dietro, stage contro stage. Grosso interessamento. A Napoli si è sempre creata una grossa problematica, quello che loro non fanno questi tipi di lavoro, però dicono che loro vanno guardando e vanno vedendo, non possono andare a perdere tempo da tutte le parti, quindi ci vogliono 7, 8, 10 persone proprio che hanno la malattia del calcio, perché per lavorare con i giovani devi essere un malato, non puoi fare il professorino o il professionista e riempirti le taschine. Allora, nel territorio campano ci sono fior fior di giocatorini, ma forti proprio, anche perché ho avuto modo di stare 15 anni e mi ricordo che ci stava delle scuole calcio che facevano paura, tanto per tipo la Juve Domizia, parlo qui di Pozzuoli, parecchie non mi vengono, per esempio anche quello, anche la Keller, non so se lei l'ha sentito mai nominare, cioè gente che lavora con professionalità, non è che chi stasera mi chiamano e mi offrono una pizza o mi danno qualcosa, proprio perché loro sono bravi. E quindi come questi ce ne stanno tantissimi dove si vorrebbe attingere, mentre per quanto riguarda lui aveva messo Grava come responsabile. E non è che lui sta lavorando male, perché se tu vai a parlare con Grava, la prima cosa che ti dice, noi dobbiamo andare su vari campi, fittarli, problemi, su problemi. Certo. Quindi alla fin fine l'unica cosa che poi avevo sentito dire 3-4 anni fa, che lui voleva creare una Milano 1, Milano 2 De Laurentiis, no? Però poi ci sarà un altro grande problema, se tu lo devi fare inizia prima a creare persone che poi ti danno la possibilità di portare veri ragazzi all'interno, non il raccomandato dell'onorevole, non certo. Raccomandati, cioè io lo so come funziona, però uno è mese sta zitto, non lo puoi denunciare, quindi dico facciamoci quattro chiacchierate come se siamo seduti al club. Perché questo discorso che fa Flavio, che tu gentilmente mi hai invitato ad esprimere, è proprio questo qua. Ci certo. Sono un problema colossale, grosso, dove a me vuoi chiamare pure Mattarella, come sono fatto io, Zibù. Cioè, e allora dipende un pochettino da varie tematiche all'interno di questo calcio campano. Ma qua ci sono giocatori fortissimi. La Campania è ricca di talenti, però alla fin fine non succede mai niente. Anche quel ragazzo Gaetano è un ragazzo che deve saper perdere tempo in Serie B. Infatti. Ma non lo so, darsi pure che sia stata una scelta di Spalletti per forza, però io dico sempre che a lungo andare, specialmente nella griglia dei centrocampisti, meglio che tenerne uno in più,
Perché tu quando inizi la stagione sai mai che cosa succede. L'abbiamo visto, perché Napoli quest'anno soprattutto è stato con il Covid. Ma il centrocampo proprio. Il centrocampo proprio si sono fatti male tutti. Vai a prendere giocatori che hanno fatto la Coppa d'Africa, stata di nazionale, torna, sta casa aspetta a te. Allora alla fin fine, per quale motivo un giocatorino che a me piace tantissimo come Gaetano non è rimasto, non è, diciamo, lungi da me l'idea, perché stiamo parlando di gente che fa pallone dalla mattina alla sera. Io 35 anni li ho fatti, massimo sono arrivato a giocare in D, però il pallone è pallone. Lì si usano degli atteggiamenti, dei sacrifici, come li fanno loro li puoi fare anche nei dilettanti, perché subito dopo in C ci sta la fascia dei professionisti. Però dico, alla fin fine Cacca Cusarella, diciamo, a livello d'organico andava più in botte, diciamo, più a infortire che sfortire. Questa è tutta la situazione. Che poi, sante scusami parole. Alessio, Zanoli è un 2000, Zanoli, non lo so, credo si dica Zanoli. Zanoli è un 2000. Cioè, tu pensi che beato lui, Flavio. Italia-Spagna, semifinale, Nation League, la Spagna ha fatto giocare Gavi, 2004 se non erro. Cioè, ma si è parlato di altre cose. Sì. Si è parlato di altre preparazioni sui giovani. Non sai un attimo in Spagna come si muovono, non sai in Olanda come si muovono. Sì, cioè no, è un altro proprio. Ma deve esserci un'organizzazione, perché l'uomo quello è. Cioè io non penso che un Gavi a 18 anni in Campania non ci sta. Mi rifiuto di credere. No, che non un ci solo problema ci può stare in Campania, grosso, è che questo Gavi avrebbe la testa diverso da un 2004 campano. E questo è il discorso. E quindi tu devi intervenire tu con i maestri. Lo so, ma con i maestri che impostano uno stile di vita. Perché il Barcellona è Barcellona? Perché loro hanno creato un'accademia, giocano tutti allo stesso modo come la prima squadra, li impostano a giocare in quella maniera e hanno creato una scuola. Perché a Napoli si può fare? Sì, si può fare, però tu l'accademia a Napoli è natino, perché i ragazzi ne tornano a casa. Certo. Hai capito? Allora tu non riesci mai a creare una. Ci vuole un grande colore. Con rigore, professionalità, questo è l'idea mia. Certo, bravo. Assolutamente. Quella però è l'idea che volevo stiamo esprimere. Stiamo parlando ovviamente di cose a momento lontanissimo. Ho capito, però è il futuro, Alessia, sai perché è il futuro? Sai perché? Perché tu non avrai, come dice Massimo, giustamente, tu alla spalla non dia niente. E a meno che non arrivo lo sceicco, tu non avrai mai niente. Allora la tua risorsa qual è? La tua materia prima qual è? Il talento calcistico dei giovani campani. Ma assolutamente. Oppure del Basso Lazio, del Molise. Certamente noi non stiamo mettendo vicino alla croce le persone che oggi dirigono il settore giovanile. Noi tanto per capirci. Comunque stanno facendo un miracolo. Bravo. Sì. Cioè sì, perché sì, si vanno un attimino ad organizzarsi. Sui campi, sposta a destra, sposta a sinistra. No, gli uomini no, però scusami, Nino, chi dirige sì, cioè De Laurentiis deve capire che se lui non ha le risorse giustamente per competere con i potentati economici, deve dire, fammi vedere un po', che come posso fare? Ma devo organizzare un'accademia. Un'accademia, assolutamente. No, grava non c'è Zecchini, grava è l'ultima ruota dell'anello della catena. La squadra poi, diciamo, deve giocare con lo stesso stile, lo stesso gioco della prima squadra. Sì, in modo che già sono pronti. Tutti quanti uguali. Ma in Spagna, scusa, così, ma è così, pure con la nazionale, pure con la nazionale. Cioè, tu vedi giocare l'Under 17 da Spagna. Ma Benitez è quello che voleva. Esatto. Benitez era quello che voleva. Sì, cioè, vero. Non è normale che il Napoli primavera sta a Cercola. Napoli Pulcino sta nato posto. Napoli sta, ma su Napoli tu so. Ecco. Cioè devono stare tutti allo stesso posto. Castelvoltur, tutto a Castelvoltur. Assolutamente. Volete venire a Sessaurung? Ci abbiamo il terreno. Venite a Sessaurung. Non sarebbe male assolutamente come idea. Speriamo ovviamente qualcosa possa cambiare nel calcio italiano in generale, soprattutto dopo il brutto flop della nazionale. Intanto un pizzico di pubblicità e poi dobbiamo già immergerci nel prossimo turno. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, siamo ritornati dopo un pizzico davvero di pubblicità, ovviamente è inutile dirvi che siamo già lunghi con i tempi, ma cercheremo di affrontare tutti i temi restanti, in particolar modo la prossima giornata di campionato. Franci, prima di tutto volevo analizzare con te anche due risultati particolari dello scorso turno di campionato. L'Inter che vince contro la Juventus di Misura, tra le polemiche di questo rigore battuto per due volte, ovviamente polemiche che poi si sono anche trascinate durante tutta la settimana, e come abbiamo detto anche in avvio il Milan che è stato fermato poi da un Bologna tutto cuore e carattere sullo 0-0. Sì, qua ci sono dei discorsi contrastanti con quello che anche ha detto il mister. Il mister ha detto il pallone è pallone, però in realtà il calcio ha ben poco di logico, perché diciamo si poteva attendere e una vittoria dell'Atalanta e una vittoria della Juve, visto il momento dell'Inter, va a pensare che il Milan pareggia in casa col Bologna. Invece a me sembra che il Milan sta facendo di tutto per perderlo questo scudetto, visto che era da tempo una seria pretendente. E invece si è rovesciato appunto tutto il mondo calcistico, se così vogliamo definirlo. L'Inter ha giocato una partita secondo me onesta, ha fatto il suo contro la miglior Juve della stagione, che ha raccolto pochissimo di quanto ha seminato. Possiamo dire che forse fa un passo un po' più grande indietro rispetto alla lotta a scudetto. L'Inter invece è ancora pienamente in corsa, deve andare a giocare a Bologna, ma in questo caso non è neanche così scontato che vinca, va detto anche questo. Il Milan ha fatto 33 tiri contro il Bologna, Skorupski è tornato quello che era il grande portiere che la Roma si immaginava, che poi in realtà non ha avuto quella carriera che nella capitale si aspettavano, ed è stato comunque un punto importantissimo. C'è la forza di Mihajlovic che dall'ospedale ha spinto tutta la squadra. Ci sono tanti discorsi che rendono il calcio affascinante e rendono fortunatamente questo campionato il più bello degli ultimi anni. Medel che ci ha messo la faccia contro Ibrahimovic. Augurissimi al pitbull cileno, che ha dato una zuccata incredibile con Ibra, però fa capire quella che è la forza leonica forte che hanno inculcato dal loro allenatore. Scusa, mi vedo Flavio che mugugna, quindi mi viene da sorridere. No, vedevo, non c'è nessun... Sbirciavo sul tuo... Non mi ricordavo la partita dell'Inter. Leggiamocelo anche il prossimo turno. Non lo ricordavo. Esatto, leggiamo il prossimo turno, la 32esima giornata che vedrà Empoli-Spezia, Inter-Verona sabato alle 18, Cagliari-Juventus alle 20.45, Genoa-Lazio, Napoli-Fiorentina domenica alle 15, Sassuolo-Atalanta-Venezia-Udinese, Roma-Salernitana invece domenica alle 18, Torino-Milan domenica alle 20.45. E Bologna-Sampdoria lunedì ancora alle 20.45. Ci sono ancora queste partite spezzettate con un altro turno che vedrà il Milan giocare. Fino all'ultima, esatto. Alessia, sarà così, è inutile che diciamo la contemporaneità, già l'hanno detto. È business, l'hanno detto, le partite giocheranno in contemporanea solo nell'ultima giornata. Perché hanno fatto il contratto con la televisione, eccetera. Sono belle appetitose, quindi... Che è vergognoso, perché io, Alessia, io vorrei andare in paradiso, però quando poi vedo il calcio italiano... Vabbè, ci andrai, Flavio. No, vado all'inferno, perché sono malapensante. Allora, il discorso è questo. Allora, l'arbitro di Juve-Inter, io non vorrei... Allora, innanzitutto, il vero scandalo è stata la mancata espulsione di Lautaro Martinez, ok? Però... Stai difendendo la Juve. Ho visto quell'arbitro, devo dire la verità, certo. Che propendeva... Nella famosa decisione mezza e mezza a favore dell'Inter. Non vorrei, che la mancata contemporaneità e aver saputo che il Napoli, questi sporchi terroni, sono andati a vincere a Bergamo, pure il telecronista di DAZN sul 3-1 ha commentato subito dopo il gol, peccato, testuale, peccato,
l'Atalanta stava dando il meglio di se stessa. Tanto che noi ci siamo guardati in faccia al club e abbiamo detto: senti, ma tu hai sentito quello che ho ascoltato pure io? E gli altri hanno detto: sì, effettivamente ho ascoltato la stessa cosa. Quindi voglio dire, perciò andrò all'inferno, non vorrei che quest'arbitro sia stato un po' indulgente con l'Inter, perché la Juventus lo scudetto, per chi sa di calcio, non lo vince né mai, perché la Juventus ha centrocampo, tiene un centrocampo che non serve proprio a niente. Quindi sono tutti putrefatti, tranne un poco Zaccaria, quello che hanno preso a gennaio, gli altri sono putrefatti. Gli altri, pure se me li regalano, mi dicono: guarda, parametro zero, 100 euro di ingaggio, tieni di YouTube. Quindi voglio dire, non è squadra assolutamente che poteva lottare per lo scudetto. La faranno arrivare quarta, perché la faranno arrivare quarta, altrimenti non meriterebbe. Perché anche io... per demerito delle altre. No, esatto, delle, perché non ha ingranato, ma Sarri ha ingranato. Sarri, sono due o tre partite che la Lazio inizia a giocare come, non come giocava il Napoli, ma il Napoli del primo anno, non il Napoli del terzo anno. Le partite le ma vinte. Nessuno giocherà come ma ha perso Napoli. Dei punti, ha perso dei punti. Se il campionato fosse regolare, la Juventus perderebbe qualche punto, ma non glielo faranno perdere, e le romane e la Fiorentina sono pericolose. Detto ciò, i calendari non li vediamo, i calendari stanno ben appesi al muro. Andiamo partita dopo partita. Il Napoli, a mio avviso, domenica ha una partita difficile, è vero, però questo è un altro allenatore che ti fa giocare. È vero. E il Napoli, Spalletti, la chiave dell'acqua la trova, perché è furbo, come diceva il mister, forse in Italia il migliore allenatore da questo punto di vista, perché come diceva giustamente il mister, lui sa fare sia la fase offensiva che la fase difensiva. Anzi, la bravura di Spalletti di quest'anno, che nessuno sottolinea, il Napoli ha la migliore difesa del campionato, il Napoli ha la migliore organizzazione difensiva. L'anno scorso, e noi lo dicevamo in questi studi, e io lo dicevo, Gattuso non ha assolutamente fase difensiva. Il Napoli di Gattuso è una banda allo sbando. Lui, la prima cosa che ha fatto, è riuscito ad organizzare una fase difensiva molto buona, ed ha il merito di Juan Jesus. Lo ha voluto contro tutta la piazza, diciamo, che nessuno lo voleva, e lo ha fatto diventare giocatore di calcio un'altra volta, perché Juan Jesus qualche buona stagione all'Inter, per chi si ricorda, l'ha fatta. Quindi lui è stato bravo in questo, ed è il miglior allenatore d'Italia. Ok? Per esempio, pure ieri Pioli, Milan-Bologna, non ci ha capito niente. Su grande Pioli che viene saltato, non ci ha capito proprio niente, se ha iniziato a intestardirsi con lo schema di Giroud. E non ha capito che lui c'ha i palloni. Allora, se tu tieni Giroud, metti due incontristi a centrocampo, non mettere il 4-2-3-1 con Brahim Diaz, che non lo sfrutti e non lo utilizzi. Allora, a questo punto, se devi andare sulle fasce, oppure fai il 4-4-2, come dice giustamente il mister, di cui sopra, perché c'hai gli esterni, vai sulle fasce, tieni Giroud, fai cross a centro e gioca su Giroud, però facendo partire i cross dal fascio. Francese. Non mi ci fa ricordare. Non mi fa ricordare. Tornando a Piolo, nel 4-4-2 ti posso correggere un attimo. No, mi devi correggere. Ah, io che goduria, detto, goduria. Dovrebbe goduria. Farlo. Aspettavo dovrebbe farlo. Questo momento. No, ti spiego, perché lo spagnolo, questo Diaz, Brahim Diaz. Se tu devi fare il cambio, rimani Giroud e metti Ibrahimovic, come e allora e fai, esatto, 4-2-4, arrivano, si traversano e ce n'è due di, esatto, no, che lo fai Giroud, esatto, tu non lo, lo devi tenere per tutta la vita, esattamente. Però questo, voi capite, sono pensieri di chi sta seduto sul divano, e quindi di conseguenza, però là, magari non onestamente è il primo pensiero che ho avuto io, che ho detto io, dico: perché non toglie quel moscerino? No, che non serve a niente, la mia. No, perché loro erano abbastanza chiuse, capito? Ma ho voluto pure suffragare la tua tesi quando dici che Spalletti effettivamente è il migliore allenatore. In quella zona, ma siamo una categoria sopra, cioè siamo una categoria sopra sia Pioli che Inzaghi. Allegri per me è uno stratega, sì, abilissimo, sì, sì, stratega, ma gli schemi del gioco del calcio, come gli ha detto da Tunde Adani. Tu ti sentirai sicuramente male quando io dico che Allegri e Spalletti sono i migliori. Però Allegri tu... no, Spalletti sì, Allegri no. Vabbè. Allegri no. Se l'ha spiegato prima. È strategico che Allegri. Tutto punto alla vittoria. Ma non c'entra, perché tu, no, una cosa, sì, è come ci arriva Spalletti... E una cosa è come ci arriva Allegri, siamo d'accordo, però è un gestore, non ha degli schemi. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Ma io ho visto la partita della Juventus questa, io la Juventus la seguo sempre, devi sapere. Sì, no,
tu ridi, io la seguo sempre, come la, dopo il Napoli, io la squadra che seguo di più è la Juventus. Madonna. Ti giuro, non hanno uno straccio di schema, guarda, Flavio, guarda che ci vuole coraggio, ha detto il presidente, sì, carica maggiore, esatto, ci vuole coraggio andare in uno schema offensivo, no, cioè... si parla troppo della Juventus, non ci teniamo proprio, fare un giro. sono stato ammonito assolutamente. Massimo, a te una domanda facile, visto che poi abbiamo fatto mille giri però ancora non l'abbiamo detto, a te, cioè, tu pensi che tra Napoli, Milan e Inter al momento quale sia la reale candidata per lo scudetto? Allora, se guardiamo la classifica, diciamo che c'è l'Inter che deve recuperare la partita col Bologna, quindi a pari punti con noi, diciamo vincendo contro il Bologna, anche se diciamo con vincendo, può pure darsi che pareggi, Assolutamente. Però mettiamo che vinca. Abbiamo i due scontri diretti che abbiamo con noi, uno abbiamo perso, l'altro abbiamo pareggiato, e andrebbe lei più in vantaggio. Visto che gli arbitri stanno un po' più favorendo l'Inter, secondo me la più candidata a vincere lo scudetto quest'anno è l'Inter. Concordo anch'io. Poi ci siamo noi che andiamo a dare fastidio. E sarà una festa che non finisce mai. All'altro cartellino giallo per Flavio, al prossimo, anzi diciamo che già ne ha due, quindi... tipo Lautaro Martinez, esatto, sei andato in diffida, diciamo così. Io spero di vincerlo. Spero di vincere, però non è facile, dai. Però ci proviamo, tentar non nuoce. Assolutamente, provarci fino all'ultima giornata. Giro finale sui prossimi appuntamenti. Allora, mister, prima di tutto, come sta andando il Carano? Diciamo, sta andando abbastanza bene, anche perché, non lo so, giorni... un tuo caro ex collega mi ha fatto un'intervista stamattina, che sarebbe Gaetano di Sport Casertano. Come no? E praticamente io menzionavo che i ragazzi sono stati ma tanto tanto bravi nel 2021-2022, non hanno perso una partita in casa, tutte vinte con zero gol subiti. Certo, quando subisci zero gol stai sempre là sopra, quindi dico alla fin fine questo è un record dove sicuramente verrà menzionato, rimangono 4 gare, poi succede pure che la prossima lo possiamo prendere, però ad oggi i ragazzi hanno fatto un record, perché è stata fatta anche un'indagine e a livello nazionale l'unica squadra che si porta avanti questo bel share. Ma guarda che il Milan di Sacchi aveva la difesa migliore del campionato, molti hanno questo equivoco, organizzazione difensiva, curare la fase difensiva, cose che Gattuso, per esempio l'anno scorso a Napoli, non curava proprio. Sì, ma poi stiamo a parlare del mister, non di Gattuso, io non lo so, subito così che distogli l'attenzione. No, diciamo che siamo... A quattro punti dalla prima, a un punto dalla seconda, quindi siamo a 41 punti. La società ha iniziato proprio tardissimo perché ha avuto dei problemi per riuscire a comporre una rosa e poi mi hanno chiamato proprio a 8-9 giorni dall'inizio del campionato. E pian piano abbiamo perso le prime due gare, se tu pensi 41 e 6-47 stavamo prima, stavano prima perché non stavamo, perché più di fare allenatore non faccio, e sono contento proprio per l'ambiente, perché poi sta società ha fatto l'eccellenza per tanti anni, quindi rimane che sono un pochettino organizzati, storici, hanno una certa cultura, è vero e quindi quando vedi che fai un certo tipo di lavoro, loro apprezzano un attimino i sacrifici che seriamente sto facendo, che sono sacrifici grossi, impegnativi. Io dicevo che neanche in promozione eccellenza ci ho fatto i sacrifici, però
Diciamo che abbiamo una fase d'attacco molto buono, poi l'attaccante rappresentativo è Pagliuca, è uno che ha fatto sempre tanti gol. Poi dopo una vita intera gioca pure mio figlio con me, un play molto bravo, ma tutti sono forti, tutti quanti, sono 17-18 ragazzi veramente che mettono impegno, anima, cura. Qua stiamo parlando di gente che la mattina si alza alle 4 alle 5, va a Roma a lavorare, la sera viene a fare allenamento. Cioè stiamo parlando proprio di un altro calcio, dove la gente non sa niente, cioè viene solo la domenica al campo a vedere la partita, e la devi fare pure buona. Quindi figurati se l'allenatore sta dentro un piccolo quadrato di 3,50 metri, d'inverno mette la stufetta, perché giustamente pia tutto il suo freddo, vatti a fare una doccia, una volta funziona. L'acqua fredda, tutto il resto. Cioè, non sanno nulla. E quindi alla fine, delle volte quando sento parlare allenatori di eccellenza, promozione, che si lamentano, dico: fratelli caro, ma voi non avete visto mai il buio? E dico: allora alla fin fine li voglio tutti bene, e tiriamo avanti. Speriamo che noi ad oggi al 90% già siamo in playoff, e poi nei playoff vediamo in che posizione arriviamo, perché sia da secondo che da terzo lo gioco in casa. E vediamo di riuscire a centrare questo obiettivo che la società e questo popolo seriamente merita. Ma, è una bellissima tifoseria, ma, lo dicevamo anche prima. Ma una cosa spenti. Proprio, Alessia, ti dico, io ho avuto presidente e direttore sportivo il numero uno del calcio italiano, Gravina. Io l'ho avuto con me per 3 anni. Quindi quando vado a fare, io lo sapevo che arrivava a questi livelli qua, perché lui ama i giovani, lui, mo te lo dico adesso, giustamente Flavio l'ha bacchettato molto, lui adesso rivedrà tutto quello che è il calcio dei giovani. Quello lì è uno che parte mirato, è uno che parte dritto. Io mi ricordo che cacciava gente dagli spogliatoi a Castel di Sangri, gente che pigliava i 50-100 mila euro, 100 milioni a stagione. Mamma mia. Cioè non è che stiamo parlando di una persona che dice: sai, chi ha politico lo ha portato. Cioè quello è uomo di campo. Quelli fanno la differenza. Quelli fanno la differenza. Esatto. Sono pochi ma fanno ma la infatti, differenza. Infatti secondo me ha fatto un'ottima scelta nel confermare Mancini. Che era proprio l'ultimo responsabile. Anzi, noi dobbiamo essere grati, chi tifa per la nazionale deve essere grato a quest'uomo che ci ha fatto vincere giocando bene, e altre puttanate, il culo qua, ma quale culo? A quei livelli, guarda, chi dice culo a quel livello, in virtù di sport e quindi della vita, non è mai capito niente, perché quelle vittorie là a culo non si ottengono. Assolutamente, mister, un grande in bocca al lupo, ovviamente ti riaspettiamo e ti auguriamo il meglio in questo proseguo di stagione. Grazie, gentilissima, per l'invito e grazie per tutto. Grazie mille davvero. Presidente, tocca a te un flash sul club, come stanno andando le cose, finalmente ci sono meno restrizioni, quindi almeno finalmente la partita si può guardare. Abbiamo un poco riaperto i battenti seriamente, anche se la gente comunque ha un po' di paura, ci sta ancora gente che ha timore di salire sopra e di stare insieme in compagnia, però già si vedono più persone, cercheremo di metterci di nuovo in gioco come abbiamo fatto per tanti anni, per 5 anni, e quest'anno sei invitata, sei nostro ospite. Grazie. Al Teatro Romano, che faremo una serata in estate dove inviteremo i nostri soci onorari, che sarebbero Angelo Di Gennaro, Peppe Iudice, Eddie Napoli, Massimiliano Verde, e faremo una serata da regalare gratuitamente al popolo sessano al Teatro Romano. Vinciamo o non vinciamo lo scudetto, i tifosi vincono sempre, ogni anno. Vero, verissimo, ed è giusto noi vinciamo dirlo. Sempre. Speriamo di mettere questo
finalmente posso mettere un tricolore, Flavio, lo posso mettere? Non ancora. No, della Coppa Italia. Ah, nemmeno. Mannaggia. Hai fermati, io ho detto, no, poi dobbiamo aggiornare per se sarà. Ah, va bene. Dai. Bene. Dai. Flavio, questo. Vuoi salutare qualcuno in chiusura? No, nulla di particolare, solo i soci, i tifosi del Napoli, i fratelli di sangue azzurro. Grazie per l'invito come al solito. Grazie a voi come sempre, grazie mille anche a Francia. Ricordiamo gli appuntamenti anche dei prossimi giorni. Ti ricordo io. Sì, vai tu ovviamente. Come sempre tutti i giorni con prima talk show, il tavolo della domenica di domenica, mentre invece prima Serie A torna tutti martedì alle 21.30 con Alessia Bartiro. Ma grazie, sei stato fantastico. Grazie mille ancora ai miei ospiti. Vi riaspetto presto qui presso i nostri studi. Grazie mille a voi che ci avete supportato e anche sopportato in questa oretta in nostra compagnia. Appuntamento, come ha detto saggiamente Francesco, a martedì prossimo, sempre con Prima Serie A. Alla prossima!